serve un account moddato, hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi, abbiamo i prezzi più bassi in Italia. Ragazzi, iscrivetevi a tutti i canali Telegram, abbiamo anche Twitch e Instagram. Link qui sotto in descrizione e adesso al nuovo video. Bentornati, raga! Qua è Savix che vi parla, ragazzi. Oggi vi faccio conoscere un mio vecchio account che ho portato su Next Gen, ragazzi. Allora, unico metodo per scambiare in questo momento è, ragazzi, quello della base operativa. Quindi iniziamo con i glitch e vi elenco i requisiti, ragazzi. Quindi CEO da 1 milione, regà, con almeno il piano B1, e all'interno dovrebbe esserci il nostro Festival Bus. Dopodiché ci serve la base operativa, ragazzi, deve essere piena di veicoli perché dovremmo fare la sostituzione, quindi riempitila di LG. Dopodiché dovremo avere un amico che ci dia una mano, che possiede un veicolo tipo la Issy o quello del CEO, ragazzi, in modo che ci potrà ribaltare con la macchina. Quindi a questo punto, regà, ci richiediamo il nostro Festival Bus dal piano 1 del nostro CEO, ragazzi. Una volta che è arrivato il Festival Bus, dovremo cercare di farlo rientrare nel piano B1, ragazzi, come vedete adesso in clip. Quindi, raga, a questo punto cosa facciamo? Facciamo andare un nostro amico in un lavoro da titano, può anche essere nella nostra sessione, va bene lo stesso. E quando siamo in questa schermata ci facciamo invitare tramite il menu Xbox, raga. A questo punto, quando abbiamo questa schermata, il nostro amico dovrà quittare il lavoro da titano. Quando il nostro amico ha quittato, ragazzi, noi premiamo A, accettiamo il secondo messaggio di attenzione e il risultato sarà che rispawniamo, ragazzi, in lobby in OTR, raga. Quindi ce ne accorgiamo perché se noi tiriamo fuori le armi ce le mette via all'istante, e se noi proviamo a correre non possiamo correre. Quindi se vi siete buggati in questa maniera avete fatto tutto nella maniera corretta. Quindi cosa dobbiamo fare, raga? Prendiamo un veicolo di un civile e ci dirigiamo alla nostra base operativa. Ne approfitto, ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e iscrivetevi, regà, perché ho notato che un sacco di gente guarda i miei video e non si è iscritta. Torniamo col glitch, apriamo il menu interazione, se no ci fa entrare dentro la base, ragazzi, e mettiamo il veicolo in questa maniera, sul puntino giallo, girato in maniera orizzontale, in modo che il nostro amico, quando ci dovrà ribaltare, sarà più comodo, ragazzi. A questo punto dovete chiudere il motorcycle e schiacciare A una volta. Il risultato sarà questo, ragazzi. La base operativa è piena. Perfetto. In questa schermata il nostro amico ci dovrà ribaltare. Dovrà mettere la macchina al contrario. Ok, ragazzi? Dovrà essere ribaltata. Come vedete ora in clip in alto a destra. Quindi, ragazzi, una volta che l'amico ci ha ribaltato e siamo effettivamente con le ruote all'aria, possiamo cliccare una volta A e dovremo vederci ribaltati dentro la macchina. A questo punto ci possiamo pure suicidare col menu interazione, e una volta che spawniamo, ragazzi, gli diciamo al nostro amico di prendere la macchina o comunque sia il mezzo che ci vuole regalare e di metterlo preciso preciso sul cerchietto giallo della base operativa, ragazzi. A questo punto, una volta che il nostro amico ha messo la macchina sul cerchietto giallo, regà, saliamo sulla macchina, clicchiamo A, accettiamo il messaggio e sbadabam, regà, avremmo preso la macchina nuova, ragazzi. Allora, ora per salvare effettivamente la macchina dovete fare la sostituzione. Per quello vi ho detto, mi raccomando, ragazzi, la base operativa deve essere piena.
Quindi una volta all'interno fate la sostituzione, quindi sovrascrivete la macchina che avete appena preso con una LG del cavolo da buttare via e avrete salvato il veicolo, ragazzi. Vi ricordo, potete scambiare massimo 6 o 7 veicoli, che sono i posti della base operativa. Dopodiché, raga, dovete chiudere il gioco e riavviare il gioco se volete sbaggarvi, perché l'OTR, anche se cambiate sessione, non si sbagga, ok? L'unico modo per sbaggare l'OTR, bisogna riavviare il gioco. Io spero che i miei video vi piacciono, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e sbada bam, raga, al nuovo video. Buona visione.